Ben ritrovato Roberto. Buongiorno e buon lavoro, eccomi qua. Nei giorni scorsi presso la biblioteca di Torraccia in via San Dudi è stato presentato il libro di Katia Proietti, insomma libro su un tema molto molto delicato, ma lascio la parola a te Roberto per parlarne ai nostri radioascoltatori. Eccomi qui con molto piacere. Intanto ecco, la biblioteca fa un numero cospicuo di iniziative culturali, non ultime evidentemente la presentazione di libri, ed è un lavoro straordinario che fa sì che il concetto di periferia sia completamente cancellato anche nella mente delle persone, ecco. E questo secondo noi, come redazione di un giornale culturale, di una rivista culturale, è particolarmente importante. Questo libro di Katia Proietti, fra l'altro, ha una grande importanza perché fa sì che una storia drammatica del sindacalista più giovane sulla faccia della terra, Iqbal, ucciso a 12 anni in Pakistan, proprio perché era stato venduto sostanzialmente dalla famiglia per dover recuperare un prestito che non poteva essere stato più restituito a chi lo aveva erogato. Lei fa sì che con questo racconto, che mette nella testa, nelle persone, in due ragazzine di 12-13 anni, fa sì che questa storia drammatica non vada nell'oblio. E fa sì che queste ragazze e tutti quei componenti che sono dentro questa scuola, che avranno la possibilità di conoscere questo fatto così drammatico, faranno sì che da quel momento la loro vita cambierà, avranno un loro modo di porsi rispetto al lavoro e alla dignità del lavoro in maniera molto centrale, diventerà molto importante. Io riprendo, l'ho detto venerdì sera quando è stata fatta la presentazione del libro, che ho avuto il piacere di poter dire la mia rispetto a questa lettura, che mi ha fatto pensare al primo lavoro che ha fatto Katia Proietti, che aveva chiamato, che aveva intitolato molto opportunamente Da ora in poi. Ecco, quei ragazzi, quelle nuove generazioni, ma non soltanto quelle nuove generazioni, nel momento in cui sono venuti a conoscenza di questo drammatico fatto avvenuto lontanissimo da qui, ma che poi sappiamo che ci sono negli spazi anche nel nostro paese in cui il lavoro è parcellizzato, non c'è dignità, ecco, da quel momento in poi quelle persone hanno assunto una loro consapevolezza e sono cresciute. Questo anche merito di una mamma che ha raccontato a questa sua figlia Maya quella storia, e che è di una professoressa, come racconta il racconto di Katia Proietti, che di una professoressa illuminata, che gli fa fare rispetto a questo tema dei prodotti fatti in luoghi sperduti del mondo e pagati cifre ridicole, irrisorie, ecco, prendere quella consapevolezza che prima di acquistare anche un prodotto bisogna andare a verificare è stato fatto con la dignità del lavoro e non con lo sfruttamento di chi quel lavoro lo ha svolto. Ecco, credo che questo sia un insegnamento importante, e i libri e di conseguenza la lettura e la cultura è un viatico straordinario per superare queste atrocità. Ed è bello che iniziative di questo tipo, Roberto, vengano fatte anche in zona di periferia, perché assumono una valenza maggiore, mi permetto di dire. Sono in totale sintonia, non io, la nostra redazione è in totale sintonia con quello che tu hai detto, però molto spesso, proprio in virtù delle iniziative che vengono fatte in questi segmenti di territorio, molto spesso siamo noi che ci siamo convinti che siamo periferia, ma per iniziative che vengono fatte qui a Torraccia, non soltanto dalla biblioteca, che fa un lavoro, ripeto, egregio, ma da tutte le iniziative delle associazioni che insistono su questa parte del territorio, che sono iniziative, c'è un numero di associazioni enormi, ecco. Allora, probabilmente troppo spesso noi ci sentiamo a periferia, ma poi alla fine non lo siamo. Grazie a Roberto Chiappini dalla redazione del mensile Fermenti. Buon lavoro Roberto, buon pomeriggio. Buon lavoro anche a voi e buon pomeriggio.